garanzia dell'occupazione e della continuità di retribuzione insieme alla qualità dei servizi, rispetto della trasparenza nelle procedure di gara, contrasto ai fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale, a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei contratti di lavoro e della legge. Sono alcuni dei punti significativi del protocollo di intesa sui lavori pubblici che la città metropolitana ha firmato con le sigle sindacali CGL, CISL e UIL. Alla firma hanno preso parte, in rappresentanza della città metropolitana, il vice sindaco Marco Marocco, Cristina Terrenati per la CISL, Domenico Paoli per la UIL ed Elena Petrosino per la CGL. Un atto necessario dove città metropolitana entra in quello che sono i meccanismi di difesa del lavoratore, di quello che in questi anni è stato comunque una grande guerra. Questi tagli che sono succeduti dai diversi governi di qualsiasi colore, che hanno poi colpito gli enti pubblici, che hanno portato poi a quel risparmio forzato, forse anche sulla pelle dei lavoratori, ecco, questo atto è l'atto dove la città metropolitana si inserisce in un grande patto, molto più grande, fatto anche da altri enti, proprio nella tutela del lavoro, perché l'ente pubblico ha questo ruolo, ha questa incombenza, difendere, far risparmiare i cittadini per quanto riguarda il servizio pubblico, ma difenderlo anche il lavoratore che svolge il servizio pubblico, anche dall'esterno dell'ente pubblico, quindi chi fornisce servizi attraverso gare d'appalto, vincendo gare d'appalto, cioè deve garantire ai propri lavoratori quei diritti minimi necessari non soltanto a dare un buon risultato a basso costo, ma soprattutto a dare una dignità a chi ci lavora all'interno. Il punto principale noi crediamo sia la ricerca della possibilità di avere come elemento la proposta economicamente più vantaggiosa a scapito del massimo ribasso che tanti problemi ha creato e sta creando in questo settore. Un altro importante punto è quello dell'inserimento della clausola sociale che dà garanzia di continuità al rapporto di lavoro, ma non solo, dà la garanzia anche di continuità di salario, perché adesso laddove i contratti, non molti ma in alcuni ci sono, l'inserimento della clausola sociale garantisce il rapporto di lavoro, ma i lavoratori con 10, 15, 20 anni di anzianità ricominciano da capo con una perdita di salario non indifferente. E in un periodo di crisi e di frazionamento di lavoro, di precarietà, crediamo che il mantenimento del posto di lavoro sia importante, ma altrettanto importante è anche il mantenimento del salario. Questo a garanzia ovviamente dei lavoratori, ma noi diciamo anche a garanzia di quelle imprese serie che spesso subiscono concorrenze sleali da parte di imprese che non applicano i protocolli e che hanno atteggiamenti corsari, direi pirateschi, e che quindi influiscono negativamente sul lavoro delle imprese serie.